ti va di raccontarci proprio brevemente quello che potrebbe essere i pro e i contro di, qua, diciamo, di questa avventura nello Star System italiano? I pro e i contro è facile dirli alla fine, quando è già tutto successo, no? Il problema non è tanto stabilire i pro e i contro, è stabilire quanto uno ci crede, quanto uno ci prova, perché comunque credo che alla fine tutti abbiamo avuto una possibilità, no, per fare qualcosa. C'è chi la sfrutta, c'è chi la lascia perdere perché magari non se la sente. Io l'ho fatto, ma l'ho fatto perché credevo nel progetto, per cui ho visto il progetto molto bello, molto interessante, ho detto beh, si può anche fare. Poi è venuta bene, per cui abbiamo avuto anche questa fortuna. Per cui è piaciuto tantissimo a tutti e da lì è nato, diciamo, questa grande forza della televisione. La televisione è come un leone quando amplifica, per cui bene. I contro non lo so, i contro al momento non li vedo, sicuramente ci saranno e arriveranno, però voglio dire... Stai corazzando però nel frattempo. No, ma non è che ormai la corazza è più che collaudata, ormai ne ho viste di tutti i colori, però il problema è cercare sempre di essere coerenti, lo dicevi prima tu, se uno rimane coerente sempre sulla sua linea, difficilmente sbaglia. Difficilmente sbaglia, difficilmente va fuori moda. Secondo te, 2000, gli anni 10, chi è che potrebbe essere la nuova entrata a livello, tra virgolette, un po' geografico? Ma non lo so, è difficile. Se uno gira il mondo come facciamo noi, ti accorgi che il mondo è grande e ci sono cuochi bravissimi in tutto il mondo. Secondo me non è una questione di gara, come tanti la interpretano e sperano che sia poi prima o poi il turno dell'Italia. Secondo me la cosa più importante non è tanto riuscire a diventare di moda, ma riuscire a consolidare e a far sì che la cucina sia veramente importante. Adesso abbiamo la moda del nord Europa, abbiamo un sacco di cuochi bravissimi, però voglio dire, alla fine sembrano tutte un po' mode, no? Sembra che ogni tanto ci sia bisogno di qualcosa per poter parlare di qualcuno. Secondo me la cosa migliore è invece riuscire a andare oltre e a lavorare per fare bene, per rimanere a lungo, soprattutto per insegnare a chi viene dopo di noi qual è il mestiere e com'è il mestiere, capito?